Allora, diamo il benvenuto a Giorgio Beretta. Mi faceva notare che con grande professionalità indica il suo ruolo nella slide. Ve lo presento, è sociologo, membro del board della Rete Italiana per il Disarmo ed è ricercatore sul commercio di armi e il ruolo delle banche. Solita regola, abbiamo la sua presentazione e poi un round di una serie di domande. Grazie, buon lavoro. Thank you very much for the invitation. I'm going to give this speech in Italian, although I speak English, but I rather give it in Italian because we have marvelous translators, and so we better have them translate in a proper way, although the slides are going to be in English. So if you are going to need headphones, please help yourself now. Thank you today for the invitation. Thank you particularly to Vittorio Mioretto, which I know for a long time now, and I'm always impressed by the kind of work he's always able to do in putting together particularly young people to deepen the understanding of the problem of mafias, corruptions, arms trade, and all which is connected with civil society issues. The kind of speech which you assigned me has a very long title. I just read it and you will find that it's not going to be very money laundering, the stock market bonds with official industry, the weight of lobbies on international political and conventional institutions, the financial support to armament production. Passo all'italiano. Il riciclaggio di denaro, gli affari del mercato appunto dello stock market con l'industria ufficiale, il peso delle lobby sulla scena politica internazionale e sulle istituzioni politiche internazionali e commerciali e mondiali e il sostegno finanziario alla produzione di armamenti. Come ben vedete sono tantissimi gli argomenti e riuscire ad affrontarli tutti non so se è facile. Vi dico subito qual è la mia tesi, che così ci capiamo. Io sono convinto, anche da quanto hanno detto alcuni relatori nei giorni scorsi, che più che guardare il commercio illegale di armamenti, dobbiamo guardare il commercio legale di armi, perché l'illegalità sta lì. E affermo questo partendo da due fatti. Il primo dalla questione proprio fattuale, e cioè diversi studi mostrano che anche per quanto riguarda il commercio illegale di armi, di piccole armi, quelle che sono più facili diciamo da trafficare, al massimo si arriva nella fetta mondiale a un 5%, cioè il commercio illegale di armi leggere rappresenta solo il 5% del commercio mondiale di armi leggere. Questo non vuol dire che non siano poi, che non finiscano in quelle zone di cui ci diceva ieri appunto Finardi, soprattutto nelle zone del sud del mondo dove ci sono guerre. Finiscono lì ovviamente, però è solo il 5%. C'è poi una grossa fetta, che è praticamente attorno al 70-75%, che è commercio di fatto legale di armamenti. Poi capiremo cosa vuol dire legale, lo dico subito comunque, è il commercio autorizzato dagli stati. C'è poi la zona grigia, che viene definita tra il 15% e il 20% di commercio che parte o inizia in modo legale e poi diventa illegale, e cioè di triangolazioni, di vendite inizialmente autorizzate verso un destinatario che però poi finiscono ad un altro destinatario, eccetera eccetera. Però dicevo, la fetta più consistente è questo 70% di armi vendute, armi leggere parlo, a livello legale.
Il secondo punto è appunto capire qual è la legislazione internazionale. Però, siccome non voglio sottrarmi al compito di parlare anche di corruzione, di riciclaggio di denaro, parto subito con una slide che è questa. Sì, è un po' lunga da leggere, comunque. Questo è un capitolo del SIPRI Yearbook, l'annuale degli studi che lo Stockholm International Peace Research Institute. Questo qui è soltanto il sommario, l'annuale sono 400 pagine, quindi avete davvero da guardare. Il sommario da alcuni anni, anzi da due anni a questa parte, viene tradotto anche in italiano, lo potete provare, invece per chi sa l'inglese sia meglio che si legga il sommario in inglese o poi tutto il volume. Ma la cosa interessante di questo volume del 2011 è che dedica un capitolo specifico alla corruzione. Il titolo è molto bello: La corruzione e il commercio di armi, peccati di commissione. Diciamo che c'è peccati di omissione, no? Invece qui si parla di peccati di commissione, cioè di commessa, di affari praticamente. E dice, citando Transparency International, chi ha svolto questo studio l'ha fatto Transparency International, dice che la corruzione nel mondo delle armi contribuisce praticamente al 40% di tutta la corruzione a livello globale. E cioè, se voi pensate a quella che è la corruzione a livello globale, chiaramente è una stima, non è che uno ti dice io ho corrotto e quindi adesso mi segno sul registro della corruzione, no, perché se fosse così lo sapremmo facilmente, invece qui parliamo di stime. Ma di fatto il punto è questo, lo diceva anche Francesco Vignac l'altro giorno, e cioè che di tutta la corruzione a livello mondiale una bella fetta, il 40%, riguarda il settore del commercio di armi. E dice che questa corruzione è pesante, ha un grosso peso sulle istituzioni democratiche. Questo è un punto di grande importanza, sulla loro appunto accountability e sulla loro responsabilità, sul modo appunto di rendere conto di quello che fanno, e sottrae risorse valide alla società civile, all'impegno sociale, ai bisogni sociali. Ma dice, ci sono alcuni, e questo è il punto importante, alcuni fattori che sono sistemici. È questo che vorrei fissare nella mente, più che i singoli casi. Cioè, la corruzione nel mondo delle armi, lo dice il SIPRI, che di fatto è riconosciuto come il centro di ricerca, il maggior centro di ricerca a livello mondiale su questi temi della pace e degli armamenti, ecco, dice, c'è un fattore sistemico per quanto riguarda il commercio di armi che incoraggia questa corruzione. E in primo luogo questo fattore sistemico si trova in due particolari ambiti. Il fatto che tutte le questioni, buona parte anzi delle questioni che riguardano il commercio, la produzione e il commercio di armi, molto spesso riguardano faccende di sicurezza nazionale e quindi sono in tante parti sottoposte a segreto. La seconda parte è che facilita la crescita, la nascita, lo sviluppo di cotterie che sarebbero gruppi di brokers, di ufficiali, cioè una cricca di personaggi che girano intorno a questo mondo. Terzo punto è che la stretta relazione tra questi personaggi e poi gli ufficiali statali, gli addetti statali, e il mondo dell'industria. Quindi stiamo parlando di corruzione nel mondo delle armi come fattore sistemico, non come fattore casuale, è capitato che, no, è un fatto sistemico. Però voglio citare qualche caso. So che nessuno di voi qui viene dalla Gran Bretagna, però così tanto per fare un po' di chissà cosa vuol dire questa parola Al-Yamama. Non vi do il voto, vuol dire la colomba. Allora, la più grossa vendita di armi della Gran Bretagna verso l'Arabia Saudita, UK, è stata chiamata l'operazione Colomba. Voi pacifisti potete stare felici. Questa è stato il caso maggiore
è iniziato negli anni 70 sotto il governo Thatcher, quando praticamente la Gran Bretagna ha venduto i Tornado, una serie di navi e tutto quanto, in cambio di barili di petrolio alla Gran Bretagna. Petrolio per armi. Tutta la faccenda gira intorno ad alcuni personaggi che sono legati alla famiglia saudita, appunto in Saudi Arabia, e con ville e praticamente tutto il racconto è stato ricostruito molto bene dal Guardian. Andate sul sito del Guardian, cercate The Bai Fights, che Bai è appunto la British, la maggiore industria praticamente di aerospazio della Gran Bretagna. E con questo personaggio che praticamente gli viene regalato, prestato un Boeing da parte appunto degli ufficiali della BAE, per la cui moglie va a fare la spesa da Harrods a Londra, riempie il Boeing di tutto quello che voglia lei e se ne torna a casa. Questo è il tipo di faccenda, il tipo di soldi che sono girati, giusto? Questa è una delle volte, no? Le ville in California, eccetera, eccetera. È tutto molto ben descritto, perché l'hanno ricostruito tutto. Cosa è successo in questa faccenda? Succede che arriviamo intorno alla metà degli anni 2000, 2005, 2006, si apre un'inchiesta del Fraud Office, della Gran Bretagna, dell'ufficio delle frodi della Gran Bretagna, che fa un'investigazione su tutta la faccenda e tira fuori tutta la questione. A un certo punto Tony Blair, e questo è un altro punto che voglio sottolineare, lo dico subito, è chiaro, qui spesso in faccende di armi non c'è destra e non c'è sinistra, sono molto simili tutti e due, lo dico, dice, ma tu ce l'hai con la sinistra, no, non ce l'ho né con la sinistra né con la destra. Cioè, Tony Blair a un certo punto ufficialmente alla Camera dice, e al Parlamento dice, che questa questione non deve essere più posta sotto investigazione perché riguarda faccende di sicurezza nazionale e tocca l'interesse nazionale. Perché? Perché la famiglia reale dell'Arabia Saudita dice, a fronte di una possibile, di un contratto per la vendita degli Eurofighter, che sono aerei migliori dei Tornado, di un progetto che partecipa anche l'Italia, tra l'altro, la Lenia, l'Arabia Saudita dice, bene, se volete venderci questi Eurofighter, chiudete la faccenda, se no noi andiamo a comprare i Rafale francesi. Chiuso, potete andarvela a leggere, c'è addirittura su Wikipedia, scrivete Al-Yamama su Wikipedia, ve la racconta passo passo, non quella italiana, ma quella inglese, vi dice tutte le date, precisissimo. Però nessuno ne sa niente, cioè non è che voi siete stupidi o ignoranti, non vi sto, cioè è un caso, ed è un caso di corruzione enorme, messo a tacere dal potere politico. Cosa interessante è che però la BAE lavora anche in Gran Bretagna, scusate, negli Stati Uniti. E siccome negli Stati Uniti tu devi dichiarare se la tua azienda è stata investigata per quanto riguarda faccende di corruzione, eccetera, eccetera, e la BAE è stata investigata, anche se poi l'investigazione è stata chiusa, e però la BAE aveva dichiarato che non era stata investigata da nessuna parte, si è beccata negli Stati Uniti una multa per non aver dichiarato di essere stata sottoposta a indagini sulla corruzione. Altri casi, tanto per venire a noi, il caso vi accennavo un attimo Gianni Andreotti l'altro giorno, il caso della Germania, dei sottomarini venduti alla Grecia. Qui andate, cercate sullo Spiegel e trovate tutta la documentazione di tutta questa faccenda. La faccenda dei sottomarini ancora, sempre, questi riguardano sempre un gruppo tristemente famoso anche in Italia, che è il ThyssenKrupp, no? Non so se avete presente la Thyssen, ecco, di corruzione per quanto riguarda appunto la Francia con la Malesia. L'Italia, la questione di Finmeccanica sono abbastanza chiare, in questi giorni c'è anche un'indagine su OS. Ho citato qui in fondo Unimondo in italiano, che è un sito per il quale scrivo, se cercate questo articolo e trovate anche i link sia in italiano e in inglese alle diverse